Il mondo dell'efficienza energetica, soprattutto con la crisi che ha visto cambiare tutti i paradigmi, è diventato un tema di primaria importanza. Da qui la necessità di accompagnare i cittadini, le imprese e le pubbliche amministrazioni convinti che l'efficienza, la riqualificazione urbana e quella degli edifici siano asset che danno valore ai territori per migliorare la loro competitività. È un tema su cui si sono confrontate le principali aziende del settore riunite a Rimini per CAEI, The Energy Transition Expo. C'è una forte preoccupazione perché, partendo dalle imprese, ma anche nei bilanci degli enti locali, la voce dell'energia è diventata non solo un elemento importante dal punto di vista della sostenibilità, ma anche dal punto di vista della sostenibilità economica. Noi oggi cerchiamo di affiancare i nostri clienti, pubbliche amministrazioni, imprese, ad efficientare i loro consumi, cercando, dove è possibile, dove noi siamo capaci di aiutarli, di migliorare il loro profilo di consumo, ridurre gli sprechi, perché ricordiamo sempre che il miglior modo per fare efficienza energetica è proprio ridurre gli sprechi. IREN ha già installato oltre 400 MW di potenza, più di 8.000 tra impianti di grandi dimensioni e quelli a beneficio di privati o condomini, con l'impegno entro il 2030 di coinvolgere più di 250.000 persone nelle comunità energetiche. Noi abbiamo obiettivi ambiziosi sul tema delle comunità energetiche, ci stiamo credendo molto e vogliamo essere la scintilla che abiliterà i nostri territori a partire velocemente sui comuni, sui territori in generale, sulle imprese dove noi siamo insediati e dove noi stiamo operando. Il nostro modello, è diverso, cerca di adattarsi alle esigenze di ogni nostro cliente, in particolare noi spingiamo su un modello che abbiamo chiamato modello produttore, dove noi direttamente investiamo per la generazione di questi asset che metteremo poi a disposizione delle comunità energetiche, sapendo che una volta che la comunità è formata intorno a un asset che noi direttamente finanziamo, c'è la possibilità per la comunità di implementare questo patrimonio di asset e di capacità produttiva proprio per ampliarla, per ampliare i beneficiari di questo nuovo modo di fare energia in maniera collettiva e appunto di avere ulteriori infrastrutture energetiche sui territori, oltre a quelle che i territori già hanno di loro competenza.